cambio al vertice per la capitaneria di Porto di Brindisi. Il capitano di vascello Mario Valente, che attualmente ricopre anche il ruolo di commissario dell'autorità portuale di Brindisi, lascerà il capoluogo per raggiungere Roma, il reparto ambiente marino del comando generale della capitaneria di Porto. Intanto il comandante Valente rimarrà anche commissario straordinario dell'autorità brindisina, come comunicato in maniera ufficiosa dal sindaco di Brindisi Mimmo Gonzales durante il discorso nella cerimonia del passaggio di consegne. Io ho appreso informalmente la notizia, non mi è stato notificato nulla, ma il sindaco l'ha appunto confermato oggi. Anche lì ci sono molte attività avviate e intendo portarle a termine proprio per lo sviluppo del porto e del territorio. Ed intanto, cosa resta a Mario Valente di tutto il lavoro svolto in riva all'Adriatico? Diciamo che oggi è una giornata, una bella giornata, non è una giornata in cui si chiude un percorso ma se ne inizia un altro. Intanto è stato possibile, grazie alla sinergia di tutto il porto, il cluster, gli operatori, di porre in essere tutte quelle attività, abbiamo ricordato quello della Norman, ma ciò è stato possibile soltanto perché una macchina diciamo così, organizzativa portuale, della sicurezza portuale, ha funzionato perfettamente, come hanno ribadito e hanno apprezzato gli ispettori comunitari dell'EMSA che sono stati qui proprio qualche giorno prima di Natale. Altre cose da fare ce ne saranno sempre. Il porto di Brindisi è in piena evoluzione, tanti vincoli da eliminare, da disciplinare e fare in modo che le attività produttive possano convivere con questi vincoli. Se ci sono dei margini per poterli ridurre, eliminare, penso ecco, a questo punto è compito del comandante Minervino con la squadra che si troverà a disposizione andarli a studiare ed affinare. Il nuovo comandante si chiama Salvatore Minervino. Dal 2012 ad oggi ha ricoperto un ruolo prestigioso presso lo Stato Maggiore della Marina Militare. Ancora prima comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Gallipoli, il suo in Puglia dunque è un ritorno al comando di una capitaneria di porto molto ambita. Ma innanzitutto è una giornata molto bella, come diceva l'amico Mario, anche per me, perché come ho detto nel mio intervento è un incarico che mi riempie d'orgoglio. Da quello che ho potuto vedere, perché i giorni sono comunque pochi, quelli messi a disposizione dall'amministrazione per passarci le consegne, Brindisi, il porto di Brindisi è un cantiere aperto, in senso metaforico della parola, nel senso che ci sono tantissime attività da fare, ma non perché non siano state fatte, perché devono essere completate, sono state iniziate e non completate, quindi c'è molto molto da lavorare e il mio impegno sarà massimo, sarà con impegno e con enorme soddisfazione che lo farò. E ha evidenziato prima nel suo discorso che vorrà comunque agire nel segno della continuità del suo predecessore. Certo, ci sono delle situazioni che si devono concludere, che sono state tracciate, c'è un procedimento da terminare, verranno adottati i provvedimenti, certo, sicuramente.